Foto e cimeli storici esposti per un viaggio nella storia dell'automobilismo, in particolare della Coppa Nissena, la storica cronoscalata che quest'anno compie un secolo di vita. Ecco l'essenza della mostra Anime Ruggenti, che sarà ospitata fino al prossimo 26 giugno nella sede del Museo d'Arte Contemporanea, al numero 2 di via Giacomo Matteotti. La mostra ripercorre i primi 100 anni di storia della Coppa Nissena, gara valida per il campionato italiano di velocità montagna, punto di riferimento per tanti appassionati di motori che ogni anno arrivano a Caltanissetta da tutta la Sicilia e non solo. Ad inaugurare l'esposizione nei giorni scorsi il presidente dell'Automobile Club di Caltanissetta Carlo Alessi, il curatore Carlogero Ariosto e il collezionista Sergio Farinella, che ha parlato ai nostri microfoni. Tutti gli oggetti che potete vedere qua sono frutto di ricordi, di passione automobilistica, per tutto ciò che è antico e ricorda un po' il passato, perché piano piano va scomparendo un po' tutto, e questa è un po' un'occasione per fare vedere anche alle nuove generazioni, perché tutto questo va scemando, va finendo. È un'occasione per poter mostrare cos'era prima dell'evento dell'elettronica, dei cellulari, e quindi la carta stampata, le immagini, tutto ciò che riguarda l'automobilismo, in questo caso gran parte dell'automobilismo nisseno. Qui vediamo una raccolta di immagini del barone Pucci, grande pilota e grande appassionato di automobilismo. Dall'altra parte si possono vedere oggetti un po' che hanno fatto la storia dell'automobilismo, delle corse, e ricordi sicuramente anche sportivi della Coppa Nissena ed altro.